senatrice Floridia, ne ha facoltà per 7 minuti. Grazie Presidente. Presidente Conte, ministri, colleghi, devo iniziare il mio intervento partendo da un evidente vulnus. Stia tranquillo, Presidente, non è il vulnus democratico di cui l'hanno accusata. No, questo di cui parlo è un vulnus semanticamente tale, cioè un danno, una ferita, sì, aperta da questa crisi al nostro Paese. E dopo il danno la beffa, cioè la beffa di non averne capito le motivazioni. Ho visto lo sforzo di spiegarlo a televisioni unificate, in conferenza stampa, di spiegare le irragionevoli ragioni. Ho notato anche una certa spettacolarizzazione, e questa evidentemente era necessaria, che serviva a motivare la crisi da parte di chi l'ha innescata. Ma io, mi perdonerete, lo stesso non l'ho compresa. Sarà perché sono una semplice cittadina prestata alla politica e non un politico di lungo corso. A me, in piena pandemia, una crisi appare comunque insensata. È stato detto anche in quest'aula che una crisi serve per parlarsi, per mettere al tavolo i temi e parlarsi. No, colleghi, per parlarsi servono le parole, non le crisi. Serve, questa crisi è stato spiegato, per mettere nero su bianco le difficoltà di una maggioranza già in crisi. No, non c'era nessuna crisi in atto. Era ed è, perdonerete, liturgia democratica conseguente al Rosatellum, cioè diverse forze politiche che con fatica dialogano usando le parole e trovando una strada comune per il bene del Paese. Serviva questa crisi per spiegarci che la Costituzione, insomma, non è una storia su Instagram. Tranquilli tutti noi sull'importanza della Costituzione e sul fatto che la Costituzione non sia una storia da Instagram, lo abbiamo già definito e chiarito al referendum del 2016. Di certo, però, colleghi, io vi prometto che imparerò. Imparerò a comprendere la sintassi e l'arte di questa politica contemporanea, se questa è. Almeno per comprenderla, non per emularla. Imparerò perché l'arte della politica, alta o bassa che sia, si può imparare. La leale collaborazione, no, quella o ce l'hai o non ce l'hai. E alla fine, dinanzi a tanta caparbietà nel voler spiegare davanti alla mia esterefazione di non sapere esattamente, non capire, ho chiesto di parlare col ministro Spadafora per vedere se è possibile inserire tra gli sport estremi questo: arrampicata sugli specchi con scivolata tripla, ovviamente con fuoco pandemico sotto, per vedere l'effetto che fa. Presidente, è sulla caduta messa a terra degli atleti e dei cittadini che nutro qualche timore. Vedremo. Presidente, colleghi, se in conseguenza di questa crisi dovessimo tornare tutti a casa, io lo farei a fatica. E non perché un mestiere non ce l'ho, io un mestiere ce l'ho da quasi 20 anni e mi porterebbe dritto in una classe di ragazzi tra i 16 e i 18 anni. Con quale faccia tornerei a dire cosa a questi ragazzi? Che abbiamo fermato tutto mentre i loro genitori avevano i negozi chiusi? Che abbiamo fermato tutto mentre i loro nonni morivano? Cosa devo dire ai miei ragazzi in classe? E allora, per l'onore di essere in Parlamento, fatemi tornare in classe quando sarà tempo e potrò raccontare la grandezza di questo Parlamento. Fatemi tornare in classe quando potrò raccontare che l'Italia è stata grande, al di sopra di se stessa. Allora, da che parte vogliamo stare, colleghi? Dalla nostra piccola, partitica, limitata parte, o dalla parte degli italiani, cioè dalla parte di tutti noi?
Oggi non è tempo di essere egoici, ma di essere eroici. Oggi si sceglie che cosa essere o che cosa diventare. Io confido in noi e confido in voi che avete più esperienza di me. Sono certa, infatti, Presidente, che oggi troverà dalla sua parte molti colleghi, perché io nelle commissioni ne ho sentito il peso, il valore, la forza, e so che molti sceglieranno in coscienza e avranno la capacità di scegliere ciò che è giusto. Ma non posso parlare per loro, parlo per il Movimento 5 Stelle. Ecco, il Movimento 5 Stelle, dinanzi al patto di legislatura, alla visione di questo governo, ai provvedimenti portati avanti e ai provvedimenti in fieri, a un paese lanciato su investimenti green, a nuove strutture digitali, a sempre più risorse per la scuola, ad una medicina territoriale e, Presidente, per un paese sempre più europeista, con questa nuova Europa anche da noi rifondata grazie a lei, il Movimento 5 Stelle sarà sempre al suo fianco, perché è leale e serio. La grandezza in pandemia serve. E la grandezza non si improvvisa, si dimostra. E visto che le crisi non trasformano le persone ma le rivelano, oggi in quest'aula ognuno si rivelerà per ciò che è. Vedete, colleghi, è vero, indietro non si torna, il velo è caduto, ma non è il re ad essere nudo. Siamo tutti noi davanti alla crisi, davanti a ciascun cittadino italiano. Siamo tutti noi davanti, nudi, davanti al virus. E permettetemi, e concludo, visto che con la frase di una fiaba qualcuno ha osato alzare questo polverone letale per... Mi lasci ricordare a tutti noi e anche ai nostri bambini che sono a casa a cosa servono le fiabe. Le fiabe non servono per insegnare ai bambini che al mondo esistono i cattivi, i mostri, i draghi, gli irresponsabili e i virus. No, i bambini lo sanno già, come lo sappiamo noi. Le fiabe servono a insegnare ai bambini e anche a noi grandi che i cattivi, i draghi, i mostri, gli irresponsabili e anche i virus si possono sconfiggere. Raccontiamo questa fiaba agli italiani, noi siamo con lei.